La sua vita è costellata di grandi successi e molte difficoltà. C'è ancora qualcosa che vorrebbe realizzare? Sinceramente tutto, perché io non ho la sensazione, io ho la sensazione che questo processo della pittura sia infinito. Io veramente non lo dico per fare quelle battute televisive, dico no, sinceramente io ho l'impressione di come se cominciassi adesso in sostanza. Spero nei prossimi anni, quegli anni che mi restano, di arrivare a... Io vorrei che la pittura fosse oggi accettando la propria solitudine, perché il punto è questo, la pittura diventa tale e acquisisce la propria funzione nella misura in cui porta con sé, riesce a recuperare i sintomi che ormai le dimensioni complesse e introspettive lasciano. Voglio dire che c'è stato un divorzio inedito tra queste due grandi dimensioni della personalità, quella, chiamiamola, del profondo, quella introversa, quella introiettante, diciamo così, introspettiva, e la dimensione, chiamiamola, pragmatica, quella, cioè dire, che noi applichiamo, quella razionalità che applichiamo nella realtà concreta. Queste due polarità importanti, divorziate, non hanno più interagito tra di loro. Ma la cosa importante è che quando queste dimensioni complesse sono state mandate in esilio, perché oggi lo vediamo, sono completamente escluse. Al limite una dimensione complessa viene utilizzata sulla carta dei cioccolatini, con una citazione, oppure in un salotto televisivo, quello cita Shakespeare, perché in quel momento è molto bello come mettersi una sciarpa di velluto, ma insomma, però per il resto la gente non è più capace di afferrare la concretezza di un pensiero che gli appare astratto. No, non salta più sulla sedia sentendo un concetto che è un cortocircuito della mente, proprio non ha. Oggi gli unici interessi della gente sono per il corpo e per lo status quo. Assolutamente, queste sono le uniche cose che la gente percepisce, le altre cose non le percepisce più, è come se ci fosse stata un'amputazione di una parte della personalità, ed è dovuta a questo divorzio. Fino a 40 anni fa, dimensioni introspettive e dimensioni, chiamiamole, razionali, pragmatiche, collaboravano. Insomma, se mio nonno vedeva le strisce pedonali, per lui le strisce pedonali non erano solo un fatto tecnico, erano anche un punto d'onore in qualche modo. Cioè dire, c'era l'immissione, se così può dire, di una dimensione complessa della personalità nello svolgimento concreto della vita. Oggi non c'è più questo. Infatti si sta producendo uno strano strabismo, lo vediamo. Cioè dire, io stavo pensando l'altra sera, mi piacerebbe fare un'indagine, perché c'ho un amico entusiasta di internet e tutto, dove dice no, non è vero, tu sei pessimista, la poesia, per esempio, la poesia, io scrivo una poesia, mi rispondono in mille, e qua e là, eccetera. E io dico, certo, internet è, assieme a altre funzioni pragmatiche che ha naturalmente, è lo scarico di quelle dimensioni complesse che la società ha esiliato. Internet come si svolge? Si svolge che la mia solitudine nella notte, col computer davanti, eccetera, io entro in rapporto con la solitudine di un'altra persona. C'è quindi questa dimensione che è anche affettiva per certi aspetti, no? Dove io comunque carico delle mie paure, dei miei desideri, tutto quello che vuoi tu. Ma quanto di tutto questo fitto dialogo notturno entra nel presente, sotto la luce del sole, delle stesse persone il giorno dopo nel corso della vita? Perché se non entra poi, vuol dire che c'è uno strabismo. Vuol dire che Marx parlava di strutture e sovrastrutture. Le sovrastrutture sono la parte che raccoglie, se così può dire, no? Le implicazioni del profondo, i sentimenti, ideologie spirituali, non so come dire, tutto quello che riguarda appunto il nostro profondo. Quando queste due cose entrano in relazione, la società prospera di buonissima salute. Quando queste due cose si separano,
si separano e possono produrre anche pericolose avventure sociali. Perché non è che le cose spariscono, cioè nulla si crea e nulla si distrugge. Mi spiego? Nulla sparisce. Ma dove vanno tutti questi pensieri del profondo? Dove vanno se la società non li ospita più nella sua vita reale, negli scambi reali? Restano nel profondo della personalità. Si sfogano lateralmente, ma possono anche organizzarsi come una repubblica autonoma dalla cosa. E ti dico ancora di più, la dimensione complessa, quindi la nostra dimensione introspettiva, esclusa dalla società, non riconosce più l'autorità sociale della società. Freud dice che le società contemporanee si reggono sulla repressione degli istinti, no? Ad opera dell'autorità sociale. Ma oggi quale autorità sociale abbiamo? Che è quella dei banchieri. Non c'è più nulla, è una tecnocrazia finanziaria che può benissimo mettere a terra un paese se nel progetto della finanza internazionale questo è necessario. La vita è al terzo posto, al quarto posto, non c'è più nulla. E allora quando questa dimensione complessa viene esclusa da questo rapporto, non riconosce più l'autorità di chi l'ha mandata fuori. Voglio dire, tu puoi accettare anche una carogna, finché c'hai un rapporto con la carogna. Ma se la carogna dice, guarda, tu sei fuori dal rapporto con me, tu da quel momento non lo riconosci più. E questo sta accadendo. Per esempio, quando nella cronaca nera ci sono degli episodi per cui c'è una sproporzione tra la causa, che sembra idiota, perché quello mi ha sorriso, non so, alla mia ragazza, e per cui io l'ho fatta al forno con le patate. Non c'è un rapporto logico. Quando, cioè a dire, tu non riesci più a stabilire un rapporto di causa-effetto, vuol dire che qualcosa è intervenuto. E secondo me è intervenuta questa, che io chiamo, questa dimensione complessa della personalità esiliata, che vive nel nostro profondo. Per fare un esempio banale, che faccio sempre, ma non ne trovo altri. Dico, per esempio, voi avete visto sti film in serie, che sono tutti poi sull'amore, no? Sulle cose. Dentro c'hai quello che vola, nessuno si meraviglia perché vola. Poi c'è 10 cadaveri, nessuno si meraviglia. Però in mezzo a sto casino tremendo, dico, di cose, eccetera, c'è una che a un certo punto una ragazza dice all'amica all'orecchio, sai, forse mi sono innamorata, si ferma il film. Ora, è una caricatura naturalmente, ma che cosa significa? Significa che l'incontro con l'amore, che per me, che vengo da un'altra generazione, era consueto, oggi è diventato l'incontro col sacro. Perché questa dimensione complessa in cui c'è questo coinvolgimento, andando proprio sotto traccia della consapevolezza, quando si presenta come una sorpresa incredibile, come se io ti dicessi ho visto la Madonna l'altro giorno in cucina. L'amore, l'incontro con l'amore, ah, ti sei innamorata, è una cosa eccezionale. Perché eccezionale? Eccezionale perché io non ho più dimestichezza. Ne parlano tutti, figuriamoci, ci sono intere trasmissioni su questo. Ma quando poi avviene, io incontro il sacro addirittura, incontro qualcosa che mi sconvolge perché io non ho più rapporti con questo. Perché è la dimensione complessa che mi si rivela all'improvviso, dopo essere stata negata sostanzialmente. E lo vedi, per esempio, dico, se viene uno, un ragazzo così, di questi magari del Grande Fratello, dico, no, che magari parla in modo molto... Lui parla con grande tranquillità delle cose pratiche. Fra un mese faccio quello, fra 3 mi sposo, fra 5 apro una palestra, insomma. Però poi quando cerca di esprimere qualcosa che l'ha coinvolto, entra in afasia. No? E qui c'è da aggiungere che se per caso c'è una persona semplice che sta guardando la televisione in quel momento, sente una vicinanza con la ricerca di quelle parole. Mi spiego? Si mette lì proprio a seguire, quasi col fiato sospeso, che cosa? Sto ragazzo che cerca di esprimere qualcosa che l'ha coinvolto. Se al posto di quello ci fosse un professore universitario che parla con grande tranquillità,
Quella lì dice, mentre questo parla vado a buttare la pasta perché l'acqua bolle. Perché non ci si identifica. Perché la dimensione complessa, nel momento in cui è stata esiliata, ha portato con sé anche le parole. Cioè a dire, oggi non è più verbalizzabile la dimensione complessa. Mi spiego, no? Arriva attraverso sintomi. Cioè a dire, io, attraverso la pura presenza di una persona, sento la sua dimensione complessa. Molto più di quello che lui mi restituisce parlando. È come dire che è proprio lui, come vivente, che porta con sé questa futuribilità complessa. Perché altro argomento, sempre che si collega a questo, è che oggi proprio la vita, anche se poi la società non se ne accorge, perché l'avvilisce sotto interessi, potere, denaro, stupidaggini varie, ma oggi la vita è diventata il punto di riferimento. Perché? Perché naturalmente morte, spente le stelle fisse. Le stelle fisse, per questa altissima velocità degli scambi, no? Che succede? Che ogni affermazione perde autorità perché viene relativizzata. Come l'acqua prima, io dicevo, no? Una forma, poi l'altra. Allora praticamente ogni cosa viene immediatamente, come si dice, messa in crisi da una forma successiva. Io dico una cosa, immediatamente dopo un certo relativo tempo questa cosa va relativizzata, non regge più come assoluto e quindi perde autorità. Mi spiego? Allora da questo punto di vista anche i grandi sistemi di pensiero condivisi collettivamente sono stati relativizzati. Per cui io oggi sono io il mio orientamento, non mi può più provenire dall'esterno. Mi spiego? Ma allora se le cose stanno così, è chiaro che a questo punto io come vivente sono la prospettiva futura della ricostruzione di un mondo di pensieri, no? O di simboli. Dico, perché davanti per esempio a due personaggi neanche attraenti, perché si portano addosso proprio il senso ancora della notte che è passata, li vediamo, no? Queste trasmissioni, Isola dei Famosi, e non si dicono nulla, stanno lì in mezzo a sta stanza squallida, con queste coperte squallide. Perché milioni di persone stanno incollate alla televisione? Perché aspettano che da quest'uomo nudo, nudo nel senso di azzerato, di spessori, di principi, di ideologie, di tutto, no? Uomo semplice, proprio pure semplice, fisico, corpo, che da questo rinasca di nuovo un senso, o che da questo rinascano di nuovo le idee, perché non possono più rinascere sulla base delle idee precedenti. Per esempio, un errore che fanno, credo, moltissimi intellettuali importanti è quello di pensare che la società sta vivendo una crisi momentanea, no? Per cui, superata questa malattia momentanea, tutto torna a come era prima. No, noi siamo di fronte a mutazioni. Cioè a dire, oggi, quelle che Marx chiamava le sovrastrutture, quindi tutto il mondo, tutto quell'universo di idee, di simboli che ci collegava l'uno all'altro in modo ampio, profondo, non c'è più. Noi siamo oggi puro corpo interessato alla propria sopravvivenza e tutto il resto. Da questo punto di vista la vita come concetto si pone al centro ormai dell'esistenza, perché la vita, che è un meccanismo sempre in movimento, perché rifiuta lo stato di quiete che è la morte, quindi non può, tant'è vero che noi tutti i giorni non ce ne accorgiamo, noi desideriamo la morte continuamente, perché quando io penso vorrei un momento di serenità, vorrei un momento, io sto fuggendo dalla vita, io sto desiderando la staticità della morte, il silenzio della morte, perché la vita è pesantissima, ne vuoi fuggire perché non ce la fai a reggere la vita. La vita oggi propone se stessa come modello e invecchia le parole, cioè dire mai come oggi io ho l'impressione che se io parlo di lui, no, per ore, appena lui arriva sulla soglia, tutte le parole dette sono vecchie.
perché è come se oggi la vita avesse in sé una futuribilità, non so se mi spiego, cogliesse e ti proponesse e ti rappresentasse le cose in atto e permanentemente in trasformazione. Mi sei? Ecco, quindi noi ci abbiamo di fronte una nuova situazione dove la velocità non ti consente con una comunicazione quasi in tempo reale. L'attimo della vita è diventato fortemente significativo, perché tra l'altro è seguito, è anticipato dall'inizio e seguito dalla fine. È un attimo, diciamo. Quindi queste due polarità nella loro interazione costruiscono lo spazio della vita. E la vita è diventata fondamentale da questo punto di vista. L'unico significato, e dirò di più, io sempre per anni quando pensavo al moto perpetuo, pensavo a un automatismo, no? Perché dicevo, è un susseguirsi di inizio e fine. Mentre nella vita umana inizio e fine sono due poli che hanno un grandissimo significato, proprio perché noi viviamo nella continua interazione tra inizio e fine, no? Tra vita e morte, mettiamola così. E lì no, si susseguono così, diventa un automatismo, no? Oggi ho capito che invece esprime il contenuto più alto che dovrebbe informare tutte le possibili culture, cioè a dire la vita garantisce se stessa la propria continuità. Questo modifica anche i tratti della coscienza. Noi prima avevamo una coscienza che derivava da narrazioni. Per cui, bene, male, male è questo, bene è questo, andiamo avanti su sta strada, identifico i fenomeni sulla base di questo, no? Oggi no, oggi la nuova coscienza si pone la questione di una funzione evolutiva, cioè a dire io vigilo senza preconcetti morali, che non ci sono più, cioè a dire gli attributi morali della coscienza, la coscienza li ha ceduti, in cambio di una funzione evolutiva, cioè a dire che qual è la nuova coscienza del futuro. Io, non più in nome di narrazioni, e quindi la morale, cioè, ma io vigilo affinché la mia vita o nella mia vita non si inseriscano delle ostruzioni alla sua continuità. Questa è la nuova morale. La vita garantisce il proprio percorso. Per cui io mi accorgo che in mezzo a 42 cose che faccio, ce n'è una che potrebbe interrompere il processo. Quindi un'ostruzione, come nel tubo quando no, si mette una cosa e l'acqua rischia di non passare più. Così, questa è la nuova coscienza. Mi spiego? Ecco, concludendo, le dimensioni complesse hanno perso le parole per autorappresentarsi. Viviamo in una situazione in cui ci arrivano i sintomi, non più parole. Le parole sono vecchie, appartengono al passato. I sintomi. Da questo punto di vista, la pittura, proprio perché è una di quelle possibilità in cui l'autore entra in rapporto con qualcosa che ancora non c'è, quindi col magma, in cui i codici ancora non si sono determinati, la pittura ha una grande capacità di raccogliere i sintomi e di avviarli verso una possibile comunicabilità. Cioè a dire, è uno strumento che raccoglie i processi in atto, ancora non codificati, per capirci, dalla cultura, dalla storia quindi, e che li avvia verso la possibilità di un reintegro nella storia. Cosa manca, secondo lei, ai giovani pittori di oggi? Nella maggior parte dei casi loro nascono senza... Io naturalmente faccio presto a parlare così perché ho la memoria di situazioni precedenti. Loro si sono di fronte a una società ormai, ripeto, che è una società della superficie. Quindi, ripeto, in questa società conta tutto ciò che ha relazione, ripeto, diretta con i processi di sopravvivenza, di successo. C'è tutta questa ideologia del successo che è terrificante. C'era un pittore che si chiamava Zancanaro, quando io avevo 20 anni, che mi diceva sempre, quando mi incontrava, ti stimo anche se hai successo.
perché è così. Il successo, che cos'è il successo? Niente, cioè dire, un pittore, un artista deve battersi per esprimere qualcosa, non per sedurre. E allora praticamente cosa c'hanno questi giovani? C'hanno che sono malati di una ricerca di successo. Quindi molto spesso le loro energie vanno più sull'infiocchettamento che non sull'oggetto da infiocchettare, in sostanza. E l'altro elemento è che si vivono le pulsioni profonde come qualcosa di estremamente privato. E che poi invece anche alla loro arte, tra virgolette, danno soltanto il loro investimento opportunistico. Per opportunistico intendo che ragiona, no? Su quello che conviene, non conviene, quello che è, quello che non è. In sostanza, loro sono i figli legittimi di questa esclusione delle dimensioni complesse e stanno vivendo il destino delle dimensioni complesse che si muovono nel profondo della personalità, ma si muovono come clandestini in rapporto alla vita. Per cui loro dovrebbero, secondo me, per acquistare, dovrebbero avere la fierezza e il coraggio di riversare nei loro rapporti esterni la propria interiorità. Cioè dire la propria interiorità, non viverla come un fatto privato, ma viverla come il soggetto protagonista attorno al quale gestire poi gli aspetti esterni e non il contrario. Mi spiego. In sostanza, loro vivono questa cosa che poi c'è un po' in gran parte del sistema dell'arte, che è l'esclusione dell'inconscio. Mentre invece l'inconscio è il punto nevralgico della possibile ricerca e affermazioni di verità da parte di un artista. Dove potremo vedere il suo lavoro prossimamente? C'è un prossimo, molto prossimo, che è il 2 aprile a piazza del Monte della Pietà, mi pare che si chiami, dove c'era il vecchio Monte della Pietà, che adesso è un edificio ristrutturato dal Consiglio di Stato. E in quest'ambito di iniziativa del Consiglio di Stato sono stato invitato a esporre 5 quadri grandi in questa sala che sta in questo edificio. Ecco, questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. Grazie maestro. Prego, grazie a voi.